rivisita e aggiorna la gamma Kona con una sostanziale rivisitazione a tutto tondo, dall'estetica alla tecnologia. Si parte dal look con un muso rivisto grazie al profilo più vicino al terreno e senza la caratteristica presa d'aria della precedente versione. Meno evidente invece il lavoro dei designer nel posteriore. Calandosi nell'abitacolo, si viene immediatamente accolti dalla novità principale, ovvero la strumentazione 100% digitale, con virtual cockpit e schermo di infotainment entrambi da 10 pollici. Migliorato anche l'aspetto e la qualità percepita, grazie alle cromature di cornici e bocchette dell'aria, dando policromia alla plancia, che nel pre-restyling rimaneva troppo rigida e forse un po' anonima. Per gli amanti dei dettagli, debutta il nuovo allestimento N-Line. Grande novità di questa edizione, con tante accortezze da vera sportiva, sia dentro che fuori. Cerchi da 18 pollici, estrattori e il doppio scarico caratterizzano l'esterno, mentre all'interno troviamo sedili avvolgenti, cuciture a contrasto rosse e dettagli cromati come le pedaliere. Una nuova gamma di propulsori equipaggia tutte le versioni, introducendo la tecnologia mild hybrid sia sul diesel che sul benzina, e mantenendo la variante full hybrid. I più sportivi verranno soddisfatti dal 1.6 con cambio automatico che vanta una specifica messa a punto dello sterzo sportiva. Nessuna novità per la versione elettrica, che arriverà nei prossimi mesi e manterrà la stessa motorizzazione.